Ultimi 90 minuti di stagione regolare all'Adriatico Cornacchia. Pescara e Salernitana si giocano tantissimo. Per i biancazzurri di Beppi Pillone la partita vale il quinto posto. Certo, in caso di vittoria, possibile in caso di pareggio e di mancata vittoria di Cittadella Spezia, entrambe impegnate in trasferta contro quelle compagini, Palermo e Lecce rispettivamente, che si stanno giocando la promozione diretta. Quinto posto che vuol dire giocare in casa il primo turno di playoff in gara unica. Ma attenzione, il procedimento sportivo cui è sottoposto il Palermo potrebbe consentire, nella migliore delle ipotesi per i biancazzurri, di guadagnare un'altra posizione in classifica. Il quarto posto, nel caso, spedirebbe i biancazzurri dritto in semifinale. Sarebbe un bel vantaggio. Il Delfino può tagliare il traguardo dei playoff anche con una sconfitta, ma in quel caso c'è il rischio forte di perdere posizioni in classifica. Col settimo posto, il primo turno di playoff si gioca in trasferta. In una ipotesi estrema c'è anche il rischio di uscire fuori dalla griglia. Dovrebbero vincere Spezia, Cittadella, Verona e Cremonese. Per la Salernitana sarà un pomeriggio carico di tensione. In ballo c'è la permanenza in Serie B. 4 punti nelle ultime 10 partite. Questo è lo scadente ruolino di marcia dei Granata alla vigilia del match dell'Adriatico Cornacchia. Dopo aver sognato i playoff e dopo aver sprecato tante opportunità di blindare il discorso salvezza, l'ultima domenica scorsa, perdendo in casa contro il Gia Sazio Cosenza, ora la Salernitana vive col brivido questi 90 minuti. Vincere a Pescara vuol dire salvezza diretta, avendo a favore lo scontro diretto col Livorno, ma con una sconfitta c'è il rischio di una retrocessione diretta nel caso in cui il Venezia vinca a Carpi e che Foggia e Livorno facciano almeno un punto. Con un pareggio la retrocessione sarà evitata, se playout o salvezza dipenderà dagli altri risultati. La disastrosa gara di domenica ha convinto la società a cambiare allenatore. Sollevato Angelo Gregucci, il timone è passato a Leonardo Menichini, alla sua terza esperienza a Salerno. Menichini ha diretto gli allenamenti nel ritiro romano in cui è stata portata la squadra da inizio settimana. Menichini, che ha parlato attraverso una nota ufficiale diramata dalla società: sono convinto che nulla è perduto, abbiamo ancora la possibilità di salvare la stagione e per fare questo ci vuole unità di intenti. È ancora tutto nelle nostre mani, è una partita che può salvare la stagione e dare una gioia ai nostri tifosi. Sono molto fiducioso e ho visto grande attenzione e concentrazione in questi ragazzi, ma ora non è più il momento delle parole, ma dei fatti. Menichini, che dovrà fare i conti con diversi infortunati: Bernardini, Perticone, Di Gennaro, l'ex Schiavi e Minala. Calaiò potrebbe partire dalla panchina. Nel 4-2-3-1 Djuric sarà il terminale offensivo, sostenuto da Orlando, Yalov e Andre Anderson, Di Tacchio e Ogier i due mediani. All'Adriatico si attende il pubblico delle grandi occasioni, anche per via della politica di prezzi bassi ripetuta dal Pescara dopo la gara col Verona. I 31 precedenti ufficiali all'Adriatico sorridono al Delfino, che ha vinto 13 volte, l'ultima nello scorso campionato, 1-0, con gol partita nel finale di Brugman su punizione. 14 i pareggi e appena 4 le vittorie della Salernitana, l'ultima delle quali nell'aprile del 2005, 0-2 con reti di Palladino e Galasso. Direzione di gara affidata a Nasca di Bari, con cui il Pescara ha buoni precedenti. In questo campionato le vittorie all'Adriatico su Palermo 3-2 e Crotone 2-1. In generale sono 8 a fronte di 4 pareggi e 3 sconfitte. Per la Salernitana 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ma nessuna direzione in questa stagione.